Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Volevamo mangiare qualcosa di un po' particolare. Stiamo per andare in una burgeria dove pare che facciano degli ottimi burger di pesce. Vediamo. Proviamo. Siamo un po' indecisi sul menù perché c'è tanta roba da scegliere. Sono arrivati gli gnocchi fritti. Cosa dici? Sono buoni? Tu che dici? Dammene un po', va. Ma no, guarda che scotta. Sono buoni. Fritto, per forza. E quello è un crostone di? Apparentemente un crostone con stracciatella acciuga e germogli di cipolla su pane con sesamo. Buono, molto gustoso. E sapore fresco con un pizzichino di agrodolce. Ottimo. Il sotto è molto delicato e l'acciuga gli dà quell'accento di sapidità che ci sta. Il folletto degli spritz colpisce ancora. Comunque c'è da dire che come inizio non è niente male. Infatti, come diceva anche la cameriera, i prezzi chiaramente sono svizzeri, però la qualità è commisurata al prezzo. Finora è tutto buonissimo. È rimasto un ultimo gnocco fritto. E quindi? E quindi che cosa ti fa pensare di grazia che te lo lascerò mangiare? Dammi qua. Un Franciacorta, vuoi non godertelo? Salute! E magari mi scrocco anche un po' dello spritz da Patrizia, perché lo sta bevendo a rilento. Provaci, ed è l'ultimo drink che berrai. Bene, sono arrivati i nostri panini. Allora, io ho preso il burger a marea, nel quale c'è polipo, patate, maionese, ed è bello grande, diciamo. È un burger molto delicato, si sentono tutti i sapori, basilico, polipo, la rucola e la patata. È tutto molto equilibrato, davvero buono. Ma ti devo far vedere io come si morde un panino. Provaci. Beh, dopo non ti lamentare, Sì, ha decisamente morso il mio panino, ne è andato più o meno metà. Il mio è salsiccia di pesce spada e friarielli. L'ultima volta che ho mangiato friarielli non ero stato un grande fan, ma magari questi sono buoni. E poi per provare questa salsiccia di pesce spada direi che ci stava. Salsiccia di pesce spada direi promossa. Si sente il rosolato tipico della salsiccia, però è di mare, non è di maiale, è di pesce spada. Particolare da provare, rimane delicata. Bene, adesso mi vendico e provo il suo panino. Buono. Alla faccia della vendetta, io te ne ho mangiati tre quarti, tu ne hai mangiato un cacchino. E perché a differenza tua io sono onesta. Tu no. Bene, sono arrivate le pastiere napoletane e anche i cocktail. Per me analcolico e per lui alcolico. Per me è un cocktail al cetriolo che, tra tutte le cose che c'erano, era la cosa un pochino più bitter, se vogliamo, un po' più vicina ai miei gusti. Non è male comunque. Per me invece un drink analcolico fatto con gli scarti dell'ananas fermentati. Come sapore molto fresco e poi c'è una nota piccante, giusto quel pizzicorino in bocca. Particolare. Bene, proviamo la pastiera napoletana. Prima volta che la proviamo. C'è dentro mandorle e tante altre cose buone. Non tanta, però buona. Bene, abbiamo mangiato molto bene. E anche bevuto molto meglio. Diciamo che il burger di pesce non è come quello di manzo, però si difende bene. Assolutamente. E direi che per questo video improvvisato è tutto. Sì, direi sì. Adesso torniamo a casa, guido io. Guida lei, eh. E niente, quindi vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di lasciare un like sotto il video, di commentare, farci un bel follow su Instagram. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao. Ciao. E magari mi scrocco anche un po' dello spritz da Patrizia, perché lo sta bevendo a rilento. Provaci, ed è l'ultimo drink che beverai. Che beverò? Provaci, ed è l'ultimo drink che beverò. Ce la fai? E meno male che quello ubriaco sono io. Combattiamo la zanzara tigre. Mi ricorda quella barzellettina di un uccellino che va in giro per il mondo e vede un animale e gli chiede: tu cosa sei? Io sono un cane lupo. Ah, cioè? Mio padre era un cane e mia mamma era un lupo, ok? Un po' più avanti vedo un altro animale e dice: tu che animale sei? Io sono un pesce gatto. Cioè? Mia madre era un pesce e mio padre era un gatto. Ok. Va un po' più avanti ancora, vedo un terzo animale e gli chiede: e tu che animale sei? Io sono una zanzara tigre. Ma vaffanculo.